Ma dove cazzo? Ma dove siamo? Ma chi deve venire? Lei chi è? Lei chi è? Ah, il sindaco? Chi deve arrivare qua? Ma chi deve arrivare? Tu sei della Digos, sai? Vieni a controllare se c'è delle bombe. C'è delle bombe qua. Che bello! E sti musicanti dovevano venire prima. Cominciamo bene, io ho già avuto, non cominciamo a muoversi perché prendo il vino. Sono dei bambini ormai. Allora mi ricordo quando vado in giro mi dico, lei non parlo, che università si è laureato? La strada. Io vengo dalla strada, sì, curriculum. E tra l'altro l'ho indovinata perché sarei rimasto fregato completamente, ho studiato anch'io, indovinata è il mio incubo in Italia. Guarda nella mia chiesa che pulizia, che rispetto che c'è. Sono compagno dell'università teologica del cardinale Tarciso Bertone. Quindi una volta lo dico, sta a sentire, dico, abbiamo dato gli stessi esami. Tu lo sai che erano ancora meglio di te, perché io lo sai, avevo l'espediente. E allora ho dato il stesso esame, è stato 3 anni anche il mio arcivescovo. E dice, e tu sei generale e io non sono manco caporale, ma che bello è qui? Stesso esame, capite? Allora ne ho avuti 5 cardinali. Guardate che è la strada che mi porta veramente a volte a esprimermi, a sentirmi via via vivo. E allora ecco che a questo punto ho già avuti 5 io cardinali. Non mi ha mai scomunicato. Con l'attuale non 5. Vuol dire o sono bravi loro, o sono bravo anch'io. E vedi se non mi scomunico. Una volta uno mi dice, ma non puoi, volevo intervenire subito perché sono stanco, non è una cosa. E dico, mi dice, ma la mattina quando ti alzi, preghi. Forse era tetamans, ho già avuto anche 7 anni tetamans, era molto scherzoso, eccetera. E dice, certo che prego, se non prego voi il cardinale fate delle testate lì, delle zuppe, e io la mattina mi alzo, prego, sempre, e io lo sa, sono 2 piani, la canonica piccola, scendo, c'è la pietra, quindi io quando esco dalla mia cameretta, nella canonica che è anche comunità, e io canto, prego cantando. Ah, canti i salmi, non so se era tetamangio. Canti i salmi, ma non è proprio un salmo di convenienza. Però io in qualche maniera, com'è questa preghiera? Andiamo. Alla mattina sono svegliato. Che passeranno, e diranno che è il tuo.
finita la guerra, il generale Alexander, comandante in capo delle forze alleate, ci ha dato a noi partigiani, io sono ancora un partigiano vivente, dei pochi, molto giovani, adesso poi toccheremo quei punti, ci ha dato un diploma, già hanno cominciato a fare i furbi, perché sul diploma infatti con molti comandanti l'hanno rifiutato, che invece di scrivere partigiano aveva scritto patriota. Attenti che il patriottismo è l'ultimo rifugio dei colpati. Ecco perché nascono questi monumenti. A Roma il monumento a Maresciallo Graziano, sì, che è considerato dai tempi della Abissinia criminale. Ma da Mussolini, l'aveva tolto Mussolini a Elisabetta. Era talmente criminale che Reggio Pino dovevo togliere, per dirvi poi dopo, con la Repubblica di Salò. Addirittura è stato il diploma, mi sembra anche 10.000 lire, non mi ricordo. E quindi se voi, io non sono manco caporale, ho sentito un po' sti ragazzi musicisti che hanno già dato questo tema di stasera. Se voi tutti, donne e uomini, volete tornare a casa partigiana o partigiano, ve lo do io. Perché? Attenti bene, proprio qui il punto, era stata indovinata il termine. Partigiano che cosa significa? Significa da che parte stai? E qui il punto, da che parte stai? Ormai loro è finito, loro mi vengono a dire sei con Bersani, Renzi, Pinco, Parlino, Fini, Casini, no, io sono per la giustizia e la libertà, e se voi mi date qualche domanda fanno culo anche voi. Dove mai solo questo? Allora di nuovo sono un prete, adesso minimo di presentazione. Ah, vedendo, cominciando a partire dalla strada, una volta ho incontrato uno che si diceva che era una maga. Va bene, dai, mago, non maga, dico pure adesso, insomma. Ah, per dire, quando ho avuto proprio la conferma che il governo Berlusconi chiudeva tutte le porte e ci portava a Ramengo, sarà un anno e mezzo fa. Io passo sempre via del campo, è proprio una nostalgia con Fabrizio. Commento via del campo, ma nel mezzo fa, c'è un ragazzo, un vecchio tossico. Gallo! Con i soldi, la droga. A un certo momento, no, non ne voglio soldi. Non ne voglio soldi. Cosa fai, giri? Tu cosa qui gira? Secondo me la dico, puoi scherzare. Una volta sono andato a parlare a Perinato, sopra Bordighera, arrivo, c'è un parroco comunista, proprio c'è un parroco, alla sera dovevamo avere un incontro, e mi dice, cosa devi fare? Te la dico, niente, e sono già venuti quattro volte, a dire, dove vado a dormire? Un gallo, dove mi comprende dalla Madonna, che ha mica detto, no, no. Posso manco andare a puntare tra la mia vita. E lui morto tossico, Gallo non mi sono soldi. Lo sai che a me è sempre piaciuta la geografia. Dai, vai avanti, sono soldi non te ne ho. Allora ti do una definizione dell'Italia, un anno e mezzo fa. Dai, vai. L'Italia è una bellissima penisola. Allora, beva. L'Italia è una bellissima penisola, bagnata da tre mari, prosciugata da tre monti, io vado 10 euro. Ed entrando prima la prima presentazione, quella maga che ho incontrato, mi dice quando sei con un gruppetto da anni, forse è vero, 20-30 persone, qui ce n'è di più, tu devi dire la tua età precisa, se qualcuno applaude ti aiuta la salute, insomma la salute
sei magari che stai per cascare, invece ti dà un po' di forza. Allora io pronto stasera, guarda quanta gente, oh vaga! Oh, a un certo momento, Don Andrea Gallo che avete qui davanti, il 18 luglio scorso, ha compiuto 84 anni. Quest'anno 12, successo mi sembra due volte, mi pigliano dei dolori, quando io vado al night, alla sera, prima che sia sul letto, e poi quando mi alzo, oh, e oggi ero rimanente, lì al mio assistente, l'altro assistente, a un certo momento, c'ho lo staff, un personaggio come me c'è lo staff, e allora arriva lo staff. Indovina chi è presidente dello Stato, è una transessuale bellissima, nessuno si accorge che è transessuale, un comandante va in pensione ancora giovane, Gauro dice con la ragazza lì, io potrei cominciare a parlare, facciamo le cose sul serio, io lo sai se poi da cosa nasce cosa, se sono rose fioriranno, ci sposiamo, e non si accorge che e lui ogni tanto, allora Carlo gli hai parlato, lì alla serra. Oh, era un bel momento, lo sta a sentire, è già fidanzata! E allora mi ha mollato, cioè, allora io dico, non se la manca come. Pensa un po', guarda, Ferro. Avete rischiato. Dove è il sindaco? Avete rischiato che vi facesse uno scherzo così vedevate bene chi sono. Uno scherzo da prete e io non venivo pronto, lo caro non può venire, lo stato di non andare, sei vecchio, qui, là, tu e giù, mi ricordo capitato una volta vicino a Biella, era un parco che organizzava, mi hanno detto quelli che hanno telefonato, un grande malato, sarà due anni fa, facciamo una novena per la sua guarigione, però pensa cosa avrei perso, oh ragazzi, grazie, lasciatemi fare due passi. Vi voglio vedere bene, Cristo Santo, pensa, ma guarda, guarda, pensa cosa hai perso, guarda questi volti, guarda, guarda donne, Cristo mio, allora io scopro qual è il fine per cui mi decido vecchio come un cucco ormai mezzo di bambini. Ancora andare in giro, ho sentito un accenno qui dei nostri artisti musicisti, perché mi decido ancora andare? Perché mi decido? Perché vado a mettermi in discussione? Ho sentito una banda di varie, metto in discussione, vi rendete conto? L'altro cos'è? Qualche mese, guardo il giornale, riesco ancora a leggere e leggo, l'Italia galoppa verso il 35% della disoccupazione giovanile. Mi sono messo a piangere. Ma come si fa? Cosa vi offriamo? Ecco io vecchio, partigiano, educatore, salesiano, e che cosa vi offro io al mondo? Ma vi rendete conto la situazione? Tutta la parte sociale, tutta questa genocidio economico, adesso poi ritocchiamo, mi metto in discussione, io la prima cosa domani se il Santo Benedetto mi dà ancora la salute, quando mi sveglierò, dirò penso che cosa ho visto ieri a Olgiate, siamo Olgiate qua, cosa ho visto? E allora voglio essere prima di tutto, ah come prete, siccome avrò una, come si chiama? Un malessere proprio professionale, dirò dell'eggiaculatorio ogni tanto, l'eggiaculatorio fa bene, così poi ve lo ricordate. E allora domani dirò, non c'è dove deve essere, prima di tutto guarda quanta gente, più umano, umano, una volta l'ho detto un cardinale, ma dimmi un po', Eminenza, il Papa ci va a cagare.
cosa dici? Oh Cristo, non si va, bisogna preoccuparsi perché umano, ho citato il Papa, ma non si capisce. Perché tutti capiscono. Ma per lui era una bestemmia. Era già una bestemmia. Che il sacro pontefice no, le chiede se va a cagare, io gli chiedo la salute, io vedo io con me. Umano. E a questo proposito la prima giaculatoria. Da dove arriva? Abbiamo ricordato pochi il 15 aprile, l'anniversario del massacro, dell'uccisione, almeno penso amico anche di voi che abitava da queste parti. È l'ultimo messaggio che ci ha lasciato, soprattutto del periodo 2008-2009 con un libro che poi erano gli articoli che finivano sul manifesto, che quasi noi nessuno li leggevamo, poi giustamente gridiamo per Rusca, qui va così, però poi dopo dove eravate? Vorrei ricordarvi quindi la circolatoria del mio grande compagno amico della pace, Vittorio Arrigoni. Scriverie, restiamo umani. E io cercherò da domani di essere un po' più umano, i rapporti umani, l'onestà, l'intelletto, tutto il bene comune. Secondo, essere cristiano, a proposito di umani, era la periferia del Nice, vedi, mi viene in mente. Siamo lì con un grande fotografo, Pino, e arriva in periferia una ragazza giovanissima, nera, scalza, arriva di là, con un sacco. E gli dico a Pino, prima con la povera Cristo lì, dove va? Con quel sacco lì. Ci arriva vicino, bonsoir, mademoiselle, parlando francese, in Italia. E dice, ma come mai, dove vai? Dice Pino, con quel peso. A me sembra di vedere questa ragazzina. E lei fa, e mia papà, non è un peso. Sacco, signore. Non è un peso, è mio fratello. L'ho trovato morto in uno scontro tribale, lo porto a seppellire al villaggio. Allora perché noi dimentichiamo, ecco citato Vittorio Arrigoni. Quindi prima di tutto più umano. E poi cristiano, cattolico. Ancora 6 mesi fa arriva un manager e viene e mi dice basta, vieni via con la chiesa e stai stretto. Porca miseria, basta, ti do io un appartamento alla rasa vista male e dirigi le tue comunità. E io lo guardo, sei ancora un manager nella chiesa cattolica che mi hanno trasmesso i miei vecchi. Una volta un cardinale dice, ti ricordi qualcuno dei tuoi docenti all'università pontificia? Nessuno, forse uno. Poi scherzando io mi ricordo di una donna come i salesiani misogini, avevate una docente femminile, sì. E chi era? Io ho insegnato a Venegoni, davanti mi diceva, la mia mamma, terza elementare. E ha capito, anch'io vado tutte le settimane dalla mia mamma a Milano. Questo è il punto, il passato nella chiesa cattolica, io sono a casa mia. Perché me ne deve andare? Forse qualche un altro se ne deve andare. Non lo so. E questa vuol dire assemblea. Abbiamo detto, sto raccogliendo le firme. L'ho detto l'altro giorno a Senago e anche prima. Perché sono, sai, nessuno lo ricorda. Voglio raccogliere le firme in difesa di chi pensa, dopo tutti i segreti, gli scontri di potere, nella città del Vaticano, no? Sconti, documenti che scompaiono, pepite d'oro, eccetera. L'unico responsabile è il cameriere. E gli fanno il processo, diciamo qualcosa il suo cameriere, il maggiordomo. Ma non si vergognano! Ma non si vergognano! Ma perché? A tutte le televisioni del mondo, la cosa. Dici chi è stato? E lui. Che figura,
chi è? Camerieri. Ma roba da madre. Ma siamo a questo livello, allora mi ha chiesto, seguo Gesù o chi segue? E poi lo tocchiamo. A proposito parliamo solo di antifascisti. Del 29, ma già prima. Già prima. Chi erano i cristiani? Ma arriviamo fino al 29. La nostra chiesa con le massime autorità che si mette a sedere e fa trattato con Benito Mussolini o tutti i nostri compagni antifascisti. Tutti. Via in esilio, via nelle carceri. E allora citiamo un'altra giacolatoria prima che mi vada via la voce. Dirò tre verbi e dovrete applaudire se siete onesti, perché l'autore lo merita. Lui si chiama un cristiano nel 29, anche prima, anzi prima, perché è morto prima. Agitatevi, agitatevi, abbiamo bisogno del vostro entusiasmo, organizzatevi, abbiamo bisogno della vostra forza, studiate, abbiamo bisogno della vostra intelligenza. Chi è questo? Sentiamo qualcuno. Grazie. E allora un grido, un applauso. Antonio Gramsci. ...1919, dice qui, sulla sua rivista Città Futura. Chi è che l'ha ascoltato? Non certo reazionari, massoni, i frichettoni, i moralisti. E alla sinistra chi l'ha ascoltato? Del 33, era più cristiano il professor Bonhoeffer, professore all'Università di Berlino, pastore luterano, che scriveva nel 33, cercando di dire ai suoi fratelli tedeschi: avanza il nazismo, il mostro. Era più cristiano lui o di nuovo la mia chiesa va a sedersi là con Hitler? Il quale Hitler, io me le ricordo, poi le tocchiamo, se sono io vedo che voi siete a te, sul cinturone qui di tutta la Wehrmacht, cosa aveva scritto Hitler? Gut mit uns, Dio con noi. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto quindi come bisogna in questo momento, ecco, quando io vado ancora, e vedi, quindi vuole essere più cristiano, bisogna che le chiese, se veramente, poi la chiesa cattolica, dice seguire Gesù, Gesù vuol dire Salvatore. Poi dopo, domani mattina dirò più umano, più cristiano, più non violento. Io ho fatto la rivoluzione armata, giovanissimo, bomba a mano da una parte, magari il rosario nell'altra tasca. Ho visto e mi inchino e onoro tutte le rivoluzioni contro il tiranno. Cito solo la mia più cara rivoluzione, anzi sono due, però già citare quella prima, secondo me sono al centro, da ringraziare, non parliamo della rivoluzione sovietica, suo grande popolo. Poi certo, non è caduto il comunismo, è caduto e sono caduti, non fa cadere i traditori come da tutte le parti. E chi è questo KGB? È ancora lì Putin. Quindi pensate quanti tradimenti nella Chiesa. Gesù ne sceglie 12, uno l'ha tradito. Non è che tradiva la missione di Gesù e il messaggio di Gesù cadeva, se ci sono dei traditori. Quindi vi rendete conto che la non violenza ormai è una svolta epocale. A me me l'hanno raccontato i partigiani della Serva Lacandona, tutti quelli del subcomandante Mato. Ah, intanto prima per citare Bonhoeffer ci ha lasciato un libro, perché Bonhoeffer poi nel 45, a un mese dalla fine della guerra, viene impiccato nel campo di concentramento di Fossenburg. E la chiesa è sempre lì, è sempre lì. Adesso benedice il governo Monti, poi lo tocchiamo, le immagini, di nuovo i monti, o tre monti, monti, monti.
solo perché sto mondo, io sono stufo di mondo, poi ve lo accennavo. Attenzione a questo punto, a non violenza. Mi dicevano, sanno come ci hanno convertito i contadini, campesino, doveva andare a Città del Messico con le balanzate, più di 1 milione, il potere ormai è fortissimo. Allora, i sentieri del Brasile, dopo qualche anno, la non violenza. Guardate che è la nostra forza, che poi la non violenza vuol dire amore, è l'energia più grande. Anni fa mi è morto un ragazzo che conoscevo, uno dei manco tosse, l'ultimo hippie di Geova anni fa, solo alla stazione ferroviaria, non trovano nessun parente, io lo conoscevo, la polizia ferroviaria lo porta a me. E aveva una poesia, ce l'abbiamo noi, brevissima, e mi viene da applicarla stasera. Lui diceva, il titolo era la poesia, mi hanno detto che una finestra socchiusa può entrare un raggio di sole, e io ci credo. Mi hanno detto che una pianta secca può spuntare una gemma, e io ci credo. Mi hanno detto che la mia mamma, non l'aveva mai conosciuta, mi voleva bene, io ci credo. Mi hanno detto che da un terreno secco può nascere un fiore, e io ci credo. Si fermava e diceva, io li avevo sentita dire in Piazza del Ferrari sul monumento, e diceva, mi hanno detto che il mondo sta morendo per mancanza d'amore, e gridava, e io non ci credo. Anche a me tanti profeti di sventura, quelli che operano veramente, perché veramente il lucro, la malvagità, la sete di guadagno. Però da domani posso ancora, da quello che ho visto sia al Senato, ma poi questa sera venire a sentire un vecchio come me così, allora mi hanno detto questi profeti che è vero che il mondo, vedete, il mondo sta morendo, io dopo aver visto voi. Ancora una volta potrò dire a questi profeti di sventura, io non ci credo. E quindi grazie a voi. Umano, cristiano, non violento, antifascista, che non è un'opzione. L'antifascismo è l'impietà, l'arroganza, la prepotenza, tutto antifascista e poi anticapitalista. Se non riusciamo a trovare tutti insieme, lo tocchiamo, se volete cambiamo avanti, mi dispiace, lo tocchiamo. Se non cambiamo il modello di sviluppo, se lo abbiamo, chi è che ce lo mette? Il capitalismo da oltre 80 anni, grazie al servilismo di economisti, tutti quegli economisti del tuttora sono servi del potere economico. Falso! Hanno sempre detto da 80 anni che il neoliberismo, capitalismo, finalmente aveva la spinta creativa, la spinta innovativa, la spinta. L'anno scorso un mio dei ragazzini di quarta elementare, no, mi fai andare a fare la ricerca. E lui che cosa dice? Vado con Giorgio, non sai più grande. E vai, mi aiutate a ballare con i bambini. Cosa hai ricercato? No, oggi facciamo una ricerca sulla FAO. La FAO? Che roba è sta FAO? Ma no, non sei ignorante. Sei ignorante. Cos'è? È l'organizzazione che lotta contro la fame. Prendi il vicino, dai, vai. Dopo un po' mi arriva e si dorme, dammi un foglietto per favore. Pronto! Allora arriva, dopo un'ora e mezza mi arriva nel mio ufficio. No, io non mi ricordavo più, è passato quasi 2 ore. No. Che cazzo ancora c'è? No, i conti non tornano. Io lì, cosa la dite? Guarda, qui abbiamo fatto la ricerca, la FAO. Nel nostro pianeta, ogni 3-4 secondi, muore un bambino, una bambina, un uomo e una donna di fame. E questo che è il capitalismo. Ma vi rendete conto?
ma vi rendete conto? Ma guarda ancora prendersi in giro. A un certo momento capite che l'essenza veramente del capitalismo tuttora è solo la brana di guadagno, e hanno bisogno di investire grandi transazioni finanziarie, ecco che nasce la TAV. Avrete mica forse qualche dubbio che la TAV sia utile? Quindi allora andate a fare la ricerca. Solo per loro capitale. Avrete visto di nuovo rispunta lo stretto di Messina, le grandi opere. La freccia rossa ha rovinato tutto il Mugello, tutte le sorgenti di Toscana. Devono investire questi soldi che abbiamo. Poi lo tocchiamo. Quindi nuovi modelli di sviluppo. Chiaro che è difficile. È chiaro che loro ci schiacciano. Seconda cosa, qual è l'obiettivo dell'attuale capitalismo? A me i ragazzi fanno delle ricerche. Degli economisti indiani. Ormai l'Europa, l'Occidente, è destinato veramente a diventare un paese di sottosviluppo. L'Occidente, ne frega niente la malvagità del capitale. La faccio breve. Qual è la prospettiva? Anche in Lombardia. 100 su ogni 100 abitanti, solo uno ricco. Come? Con l'impoverimento proporzionale degli altri 99, e mi sa che qui siamo tutti dei 99. Vi rendete conto dove ci hanno portato? Hai capito? Quindi anticapitalismo, modello di sviluppo. Pensate alle cooperative dell'India, anni nessuno ne parla. Le cooperative in Sud America, nessuno ne parla. Burkina Faso, nessuno ne parla. No, il modello è quello lì e basta. Allora vi rendete conto che siamo veramente in una situazione terrificante. E allora ecco il cittadino italiano come me, il quale è prete, quindi ho dato la mia adesione a Gesù e alla sua chiesa. O come si dice, e devo ogni giorno rinnovare la mia fede. Pensate che situazione sono. Io sarei qui l'unico che non porta niente, non dovrei parlare, caro signore, perché sono inadeguato. Dove l'appoggio la fede? Sulla mia chiesa ogni giorno spunta una crociata. Fra un po' ci diranno che non possiamo manco fare i nostri vescovi il testamento biologico. Non ci lasciano manco morire in pace. E poi la fede ora è rivisionata. Io solo se sono bravo, se dico sì ciecamente al mio vescovo, allora sarei bravo. Se dico sì al Papa, sempre, tutto quello che dice, anche le dice delle cose buone, io sto attento, lo riconosco, è successore di Pietro, però poi non ha morale, questo no, questo no. Vedi, Gesù annuncia la buona novella, pensa a noi che dobbiamo. Allora tu fai, come si dice, esperienze prematrimoniali, inferno. Voi o c'è due lesbiche, quello l'inferno, dai gay, unione, non siete sposati, la Madonna, poi tu sei divorziato, avanti, avanti, tutti spari nel segno, ma che buona novella, eh? E dove l'appoggio la mia fede? Ah, voi vi siete dimenticati? La nostra gerarchia è riuscita ancora una volta. Cos'è? 6 anni fa, legge 40, che non l'abbiamo. L'Europa ci ha richiamato, fecondazione assistita per impianto, poi donne, adesso poi vi tocchiamo. A un certo momento niente, legge 40, c'è il referendum, un'occasione grande. La Chiesa in modo massiccio, in quel periodo avevo Bertone, mio vescovo, facciamo saltare il cuore. Ho trasciso la vita. Sei anche professore di diritto in un luogo iure. E la Chiesa va a dire ai suoi fedeli di non andare a votare. Ma guarda che bestemmi, Tarcisio, l'humus della democrazia è il voto, che è segreto, l'unica arma. L'altra arma è lo sciopero,
ma no, come diceva Camuso, questi qui, non è una gran figa, non è una gran figa, però che è simpatico, poi qui a luce lo sciopero, poi finalmente va bene, facciamo 2 ore, 3 ore, beh. Io penso che siamo nella situazione in Italia proprio da Repubblica delle Banane, se non facciamo il primo, se non facciamo il primo sciopero in 3 mesi, sciopero di gennaio, non ne veniamo fuori. Non c'è un cazzo da fare. Allora, sono andati a votare il 24% degli italiani. Io che andavo a fare il mio dovere nel Biellino, come cittadino andavo a fare il mio dovere. Tant'è vero che il voto gli ho detto, cara Eminenza, uno si informa, non è che va là come le pecore, può votare sì, può votare no, lascia la scheda bianca, ma non va a inficiare il quorum, e voi avete trionfato, e come fino a ieri, adesso ci arriviamo, hanno sostenuto Berlusconi, dove hanno già visto sostenere i chierichetti del capitalismo. Monti, passero, passerò, tutti i chierichetti. Tutti chiedi che viva il capitale, viva il capitale, viva. L'hanno già sostenuto. Quindi dove poggio? Nell'impegno della mia fede. Quindi vi ricordate, non posso star zitto. Io so, mi hanno dato il Vangelo, so i miei libri, so che dovrei essere più a te. Una volta è venuto uno in quel partito lì, come si chiama? C'è ancora la croce. L'UDC. Mi dice, non posso dire il nome, non penso proprio. Panico, mi fa, devo dirti che tu sei un cristiano molto impegnato, lasciami perdere, sai, noi nel partito UDC siamo cristiani moderati. Dico, guarda, se il regime ti consente che non è moderato, ma non dire cristiano moderato, te l'immagine di Gesù era talmente moderato che non ha sbattuto in croce. L'impegno civile, anche qui, dove mi appoggio? Ai partiti, io sono amico di qualcuno della Lega, qualche tempo fa ho letto, è un mio amico, è bravo, lui me, sai, vedrai il movimento popolare, l'altro giorno ho visto un reportage, ma allora nessuno ha più verde, niente, non porta più verde. Ad ogni modo leggo, la Lega porta i milioni in Africa, senza legge poi il paradiso, chiamando un mio amico, bravo Nicolò, finalmente avete capito, ti ringrazio, portate i milioni a aiutare i poveri in Africa, bravi, bravi, ed era paradiso fiscale. Roma ladrona, certo, ladrona che siete anche voi da sé, cosa hanno rubato, ma quell'altro, ripeto, poi noi andiamo, passa una, tempo, allora, con la borsa, posto di blocco. Ah, lei chi è? Senatore Lusi. Senatore, scusi, nostro dovere. E cominciano a ravvatare la borsa. 12 milioni, 15 milioni, 20 milioni. Ma com'è qui? Ah, dice io, l'ex tesoriere della Margherita. Anche lì chiamare un partito Margherita. Io quando ero ragazzino, con le ragazzine, prendevamo le macchinette, sai, no? Ti amo, non ti amo, ti amo. Poi non ti amo, ciao, ciao, ciao. E loro si vede, ti amo, ti amo. Allora io sono l'ex tesoriere della Margherita. Ma tu dici, è rimborso spese. L'altro giorno c'era uno che si è fatto dare il rimborso per la sagra della rana. Si vede, andavano, non so, a inaugurare un gioco da voce, il gettone. Avete sentito prima, poi lo tocchiamo ancora. Vi rendete conto a questo punto? A questo punto siamo italiani, navigatori, eroi, scienziati, poi inventiamo sempre. E allora questo Lusi fa, è il segretario, chieda, tanto per non far nomi, si sa, Rutelli. Ma Rutelli aveva già imparato da un mio ministro ligure, questo genio italiano.
che questo ministro a Roma con la moglie dal Poggiolo fa, cara provinciale di me, vedi cara moglie, guarda che bel appartamento abbiamo a Roma, si vede il Colosseo, ma guarda a me il Colosseo, allora si mette, poi fa, cara moglie, sarà dura, dice, pagare il mutuo, c'è un tirapiedi, dice, eccellenza, non si preoccupi, ieri sera è passato di qui un tizio ammollando lì 900.000 euro e mi dice, ecco il cielo carico, il cielo carico, che a mia insaputa lo querelo e un tele a mia insaputa lo querelo, ma roba da male, ma andiamo a Penati, conosce, io tutte le volte in Lombardia ho portato un messaggio a Penati, non può un compagno, altrimenti glielo ho detto, fai pena. Io mi ricordo 30-40 anni fa, alla sera vado a cena con uno dei impiegati del Partito Comunista a Genova, che non voglio dire che c'erano anche gli onesti in altri partiti, io ho conosciuto dei cattolici, dei cristiani che poi hanno mollato la DC, forchettoni e tutto. Siamo lì a cena fa, mentre si assiede. Oh, porca miseria, una pensa di questo. E allora, e dice, caro, la storia che è dell'ufficio del partito. E va bene, domani lo porterà. Ha telefonato al guardiano, c'è, è andata a portare la pena nell'ufficio al partito, salita a Leonardo, dicendo, pensa. Quando io tutte le volte vedo Stella Dolmerico, guarda com'è, l'altro dice, è cambiato. E cos'è cambiato? Cos'è cambiato? Quindi vedete che a questo punto potremmo andare avanti. Pensa quanti. Proprio andiamo in tutti i sensi. Penso di aver collaborato io a un certo momento anche a far cadere il cavaliere. In sogno. Anche in sogno. Attenti questa notizia qui e mi scrollerò un po'. Un anno e mezzo fa c'era il governo Berlusconi. Ancora. No. Sì, c'era Berlusconi. Io nel sogno sono un consigliere segreto, segretissimo, di Papa Ratzinger, il pastore tedesco. Io mi ricordo quando ero stato eletto, da 15 giorni sono in assemblea, ci sono i cattolici, siete contenti, abbiamo il Papa, che bel pastore tedesco. Giorno dopo, pronto, da dove te l'hai, quando uno fa, pronto, dalla curia. Sono Monsignor, come al solito lei Don Gallo è stato irriverente nei confronti del Santo Padre. Come Monsignore, pastore? Gesù è buon pastore. Ho capito, Monsignore, ho sentito ma dove vado in osteria, io non capivo, ero già mezzo spronto, che è olandese. Il Monsignore, non è il momento di scherzare. Bravo Monsignore, pronto giù da lì. Perché problemi no? Vabbè, torniamo al consigliere segreto. Sono a Genova, comincia così, sono nella specie di ufficio, dal porto, arrivano due drogati di merda, galo, come al solito, c'è arrivata la limousine. La sai, no? SCV, io sapevo, la limousine, e l'altro tossico più malizioso, diglielo cosa, quando noi leggiamo SCV, cosa diciamo noi tossici? SCV, anno che è stato Città del Vaticano, diglielo al galo, dai, diglielo, cosa dici, cos'è? SCV Galo, noi diciamo, se Cristo vedesse, quindi mandiamo la vita. Roma, arrivo Roma, Don Andrea sei arrivato, sei uno dei miei migliori consiglieri segreti, e mi fa sedere lì, dice, vedi Don Andrea,
tu che ci in mezzo al popolo, in mezzo alla gente, col mio predecessore Voitina abbiamo sempre sostenuto il cavaliere Berlusconi. Io lo faccio per parlare, Savonero credo che lo avete sostenuto. Vittoria dice, vi dà i soldi per le scuole cattoliche, vi dà i soldi per il San Raffaele, il San e il bambino del futuro. Dice, vedi, lo abbiamo fatto, abbiamo sostenuto, mi ricordo, Carnavo, per il bene delle anime, per il bene della Chiesa. E io lì, Santo Padre, veniamo al dunque. Ecco, allora dice, adesso che sono Papa, mi è venuto qualche dubbio. Quindi era Berlusconi, sputanato tutto il mondo, finalmente al Papa gli viene qualche dubbio. Tanto che non è mai dovutato. E va bene, dovutato. Allora dimmi, e mi dica. Dice, guarda, per me è un momento solenne. O scaricarlo, come aveva già fatto tutti, la Merkel, la Confindustria, no? E il Vaticano è quello che è, per il bene della fede, il bene delle anime, per la purezza dei costumi, e via. A un certo momento mi fa, vedi, no Andrea, sì, profondamente serio, per me è decisivo. Dice, ma Berlusconi, così, con la sole, Berlusconi, secondo il popolo, è proprio un uomo di fede. E mi dice, Santo Padre, ma perché guarda che è fede che un uomo di Berlusconi. Progetto, e veniamo al progetto allora. I progetti ci sono. Sono due binari però che sì, ogni tanto si uniscono perché si parla dei vari sessi. Però qui parlavo di Anagno, non per rottamare i vecchi. Ecco, volevo dire, rispettate i vecchi. Abbiamo cominciato. Con la parola a Matteo Renzi glielo ho detto di non fare il deficiente. Non parlare di rottamazione. Guardate che è brutto la rottamazione. Cosa si insegna ai bambini? Non cosa vuol dire rottamazione? Rotamiamo, perché noi siamo anche noi, dopo vent'anni, berlusconismi, imbecilli, siamo anche noi, se non dico responsabili. Siamo proprio inadempienti, sì. Avremmo potuto fare di più, mm-hmm. O no? Sì. Mi basta questo, quando il Calderò dall'Hotel Tremonti, in 3 o 4, sono usciti, abbiamo fatto la legge elettorale tuttora vigente, e il Calderò che dice, che bella porcata, se i nostri partiti di sinistra si avessero mobilitati tutti, e avremmo mobilitato tutti anche la gente, gridano, gridi, signori Berlusconi, noi non era il primo vaffanculo che si poteva dare la mente, dato che grido, signori, non andiamo a votare, voi, cosa inizia? In certo senso, vedete, resistenza, avremmo visto niente, allora attenti, vi faccio un piccolo sketch, vado sopra, così vedete meglio di come abbiamo ridotto le nostre famiglie, monopoli televisivi, famiglia normale, un quarantenne, 42, la moglie e due bambini. Questo qui si alza, il maschio, oh, comincia a gridare come un ossesso, dov'è la cravatta? La grande domanda. Ora dico, la cravatta, dov'è la cravatta? E grida. E la moglie, Giulia, potrebbe cominciare così la giornata, perché ricordate che voi in queste cittadine, come hai detto tu, sì, può rinascere la democrazia. Guardate che io nel 2009 ero al campo della gloria, perché tutti gli anni i santi c'è una messa del vicariato di Milano, c'era un vicario di Tamanco, andatevelo a cercare subito, l'omelia di quel vicario. 2009, campo della gloria, cimitero monumentale di Milano,
Dice un certo passaggio, in Italia ormai c'è l'eutanasia della democrazia. E allora bisogna ricostruire, o no? Allora in modo questo qui, oh cravatta! Va dalla moglie Giulia, sai mica dov'è con la cravatta, sai oggi sono ricevuto dal direttore. E dov'è? A proposito, quanti anni è che siamo sposati? Non è 13 anni. 13. Sarò sincero. Non mi ricordo manco più i fiori che preferivi. Giulia, che fiori? Rosa. Stasera ti porto un mazzo di rosa. Ai bambini che sono lì mentre lui va al bagno, dico, via, guarda le balle qua! E il papà deve andare a lavorare. Potrebbe dire ai bambini, lasciate che papà deve andare a lavorare. A proposito, bambini, quant'è che non giochiamo insieme? Papà dice, da domani cominceremo a giocare insieme. Tutto pronto, esce. Quando uno esce di casa, se vuole essere educato, cosa fa? Saluta il vecchio, la vecchia. Vedi che non c'è! Ed è qui il nostro campo d'Italia. Solo in questi paesi cittadini potete rifare. Questo è il punto. Ed ecco la giaculatoria, detta da Monsignor Cappuccinario, patriarca di Palestina. A un certo momento, quando una famiglia vuol continuare a trasmettere i valori ai figli e ai nipoti, quando la famiglia vuole affrontare, essere pronta per affrontare le difficoltà della vita, se ormai quella famiglia muore, cioè non c'è più il vecchio o la vecchia, se quella famiglia vuole rimanere solida, vera, se lo deve comprare un vecchio o una vecchia. Vi rendete con mia mamma vissuta fino a 99 anni e mezzo. Una lezione continua, breve, stringata. Una volta aveva 95 anni, eravamo io e mio fratello. E fa mia mamma, battagliera, con me avevamo un rapporto, fratello, che poi mi diceva il mio comandante di brigata. A un certo momento fa, so che prima o poi mi portate all'ospizio. Mio fratello tutto preciso. Dice, ma mamma, puoi immaginare, noi eravamo nipoti. E io gli dico, oh mamma, sei rimbambita! Lei era contenta di gridare, sei rimbambita! Non ce n'è più ospizio! Villa delle mimose, villa delle rose, villa dei cicamini, villa! La mamma, ipocrita, non avete l'idea di che cosa significa per un vecchio o una vecchia essere sradicato. Vi rendete conto? E noi ci caghiamo in televisione. E lì dove andiamo a parlare? Andiamo avanti, veloce. Finalmente uno esce dal condominio. Dove inizia la democrazia? Caro sì. Un cittadino, una cittadina che esce, mentre scende, ascensore, 3 secondi, vieni. Oh, cosa posso fare per il mio condominio? Lo facciamo, no? A Genova ogni tanto, è morta la tarda in casa, tarda in casa. 3 mesi che era morto in casa da solo. Omicidi che avevano, nessuno sa niente. Poi esce sul quartiere. Cosa posso fare per il mio quartiere? Cosa posso fare per la mia regione? Cosa posso fare per il mio mondo intero, ma il mondo globalità? Era un'altra giaculatoria. Ma l'aveva detto a Roma, per strada, con Don Luigi Di Diego. E avevo detto quel bel proverbio, no? Dimmi con chi vai, ti dirò, parlava ai ragazzi. Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Don Luigi dice, se non dico quel proverbio, tu che vai in giro, guarda la gente, dai questo messaggio. Guarda, dimmi che escludi e ti dirò chi sei. Se cominciamo ad escludere, vedete il vecchio o la vecchia, chiaro che è faticoso, però c'è anche assistenza domiciliare, sarebbe possibile. E certo il più grave naturalmente delle case, dei periodi, ma non lo sta, no, il vecchio deve andare via, ormai è una cosa, con una spesa enorme. Ricostruiamo la democrazia, dimmi che escludi, ti dirò chi sei. Allora vedete a questo punto, due progetti, un progetto, due binari.
ai giovani bisogna dargli la loro collocazione. Per esempio, ho cominciato a firmare, è che poi ci addormentiamo, l'assegno mensile garantito. Ma ora non è che dica, in Germania, noi abbiamo delle ragazze tedesche, ospiti in comunità, vengono a fare un anno a parte, hanno l'assegno mensile, lo stipendio, salario garantito, mi sembra sia adesso 150-160 euro, e lo spazio di poter andare ancora in Germania, Olanda. E allora, collocazione dei giovani, avete sentito, disoccupazione, e i giovani sono sempre, pensa, se toccassimo solo il tasso della droga, abbiamo talmente paura dei giovani che è andato via la mafia da oltre 40 anni, una strage mafiosa con tutte queste leggi proibizionistiche del caso, continuiamo, l'unica che si guadagna la mafia, migliori di mafia, l'unica, per scrivere come la penso io, proprio lo Stato deve dare la sicurezza, demonizzare una sostanza, e lì la mafia nella ricerca di mercato. Demonizzare, viva lo Stato! Criminalizzi chi la usa, e loro fanno i soldi. Secoli fa chi beveva il caffè gli tagliavano una mano. Pensa, non parliamo proprio del rischio dell'alcol, cosa ha fatto non la mafia in America. E continuiamo, un breve, 4-5 anni fa, indovinate chi era il responsabile delle tossicodipendenze, Carlo Giovannacci, ministro. Mi ricordo Beppe Grillo una volta alla Modena, io sono amico di Beppe, oh, ma avrebbe fatto papa del movimento. Ho detto no, io Grillo per la testa, lo sai come siamo amici, andate avanti, lasciate il rispetto di chi si muove, oh, tutti, chiunque si muove. Tanto è vero che i grillini vanno a votare e non che vanno al mare. Quindi attenti bene, non vorrei, io sogno sempre la casa del popolo. La casa del popolo dove chiunque può entrare. E ci sono delle scritte. Giustizia sociale, tolleranza, pace, servizi sanitari, tutto, tutto, compagni. Una volta vado in Toscana e mi dice, quest'estate, una piccola festa del Partito Democratico. Dice, sai, dice a queste parti, la parola compagno non garba più. Io parlano due, poi tocca a me, c'è un bel gruppo di gente, comincio, compagni e compagni, un applauso. E il segretario dice, vengo qua, questo mistero prima ha detto che non lo voglio dire compagno. Non mi dicono sputtanato, mi ha sputtanato e bravo, lo vai a cercare. L'etimologia di compagnes, compagno, compagnes, nasce che tutti abbiano il pane su vicenda. Pane vuol dire servizio sanitario, l'istruzione, la salute, tutto. Compagnes, questa era la speranza grande. Quindi lasciamo perdere. Torniamo a quest'anno e ho detto, Beppe dice, che bella Modena, il Duomo, e quella piazza, poi fa, poi Modena siete privilegiati. Voi sapete che il Carlo Giovannardi ha un gemello medico a Modena, tra l'altro direttore del lager dove teniamo i migranti, no? Medico. Allora fa, poi avete due gemelli, ma che bello, io avessi un gemello, adesso sarei al mare, mando mio fratello gemello, no? Con la scaletta. Dice, però c'è un problema. Due gocce d'acqua, cioè bene, l'identificazione, parlo di Anna, era ministro ancora, e dice, voi alla morte non avete quel problema, quando incontrate i gemelli, non dice mai, è giornale, infatti quando poi riceve la querela mi dice, quando voi incontrate i gemelli a Modena, i giornali, non vi preoccupate, guardateli bene negli occhi, quello con la faccia da scemo è ministro. Ad ogni modo mi chiama a me 5-6 anni fa, dovessi fare il testimonial. Cosa vuol dire? Dice una frase, noi la prendiamo, andiamo alla televisione, salviamo un giovane. Qual è? E mi dà una lista, intanto erano andati via la televisione, i giornalisti,
no? A un certo momento via, era quella, io leggo uno che dice: chi fuma lo spinello si buca il cervello.